E bentornati anche oggi con Dark Souls 3. Adesso andremo avanti alla scoperta. Dopo aver esaminato un po' vari luoghi, ho deciso di continuare per la via del drago. Se sentirete rumori strani, non dipende da me, ma è il tempo fuori. È un po' impazzito. Mi sembra che tra un po' debba venire un temporale della Madonna. Ok, andiamo avanti. Viaggia. Masure di mezzi draghi. Adesso vediamo di andare un po' avanti. Come sempre i caricamenti sono sempre più veloci. Va senza problemi. Buongiorno o buonasera, per dirsi voglia. Ditemi come si sente. Io me ne batto. Faccio il giro di qua. Allora, che più magro, ho fatto la barba. Sembro più magro solo per quel motivo lì. Evitavi di prendermi, eh. Di pietra sono scomparsi. Non. Allora, ma no, ma io non parlo, ma come cavolo cucini? Io qua ho fatto una minchiata, vabbè, che tanto non avevo anime, quindi non ho perso niente. Qui facciamo lo speed. Purtroppo, come sempre, quei draghetti lì mi fregano. Recuperiamo il nulla. Perché mi piace il ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Prova gesto, questo lo facciamo dopo. No, un altro cavaliere, no. Ah no, ce n'è uno più debole, ok. Fondo. Tocco di Richard. Ok. Ho guardato il sole. Proviamo. Via del drago.
Allora, intanto si usa il coperchio, quindi è una rivelazione molto importante, l'uso del coperchio. Lo so, però ho scoperto che piano piano più volte li affronti, più cambiano. Va bene, ok, abbiamo capito che non mi dà niente. Curiamoci, allontaniamoci un attimo e riproviamo a fare il gesto. Siamo fermi. Quanta acqua hai messo? Boh, robe strane. Non funziona. Adesso andiamo avanti e qua, poco più avanti, ci dovrebbe essere. Allora, di qua ci dovrebbe essere qualcosa, però non ricordo. Allora, quella dopo. E prima andiamo ad appiccare l'incendio. È poca. Sempre si vede che sono una lettura di palle come una cosa. Curiamoci. Allora, di qua è per accedere dall'altra parte. Prendiamo questo qua. Sappiamo già che non è niente di che. Niente scintillante. Ok, qua non c'è niente. Qua saliamo, ci dovrebbe essere una sorpresa. Qui so anche dove c'è il summon, tanto. Tipo qua sopra ce ne dovrebbe essere uno un po' più forte, se non mi ricordo male. Prova sanguinamento, che palle, questo è forte. Cavolo, è vero, non ho il bastone. So che ci vuole 40 di forza per usarlo, però prima devo anche riuscire a farlo, a prenderlo più che altro. Se non mi ricordo male, la maggiore di forse è la meglio arma magica. Non è fortissimo.
Che altro? Che toglie tanto. E ogni tanto si impalla, che bello! Tantissimo del cazzo. Sì, ma adesso cerchiamo di farle fuori. Dai, finita l'incantesimo. Vieni qua, vieni qua, vieni, vieni. Ma come cazzo ha fatto a prendermi? Dai, cavolo, vieni. Che sei veloce però. Puttana. Quasi più veloce di me. Nah, vabbè che tanto non era niente di male. Aspetta un attimo che guardo. Qua diluvia. Allora la cosa l'abbiamo dopo. Qua c'è il salmon. A sto punto esploriamo giù di qua. Che palle, è vero che prima ci siamo portati per fuori, che se non avevo previsto. Scatole. Non c'è un oggetto, no, non mi ricordavo male. Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo. È stato un trauma quello. Un tempo. E qua. Se ti scappo ti faccio male. Dai, vieni qua, vieni, 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 attaccami. Porca miseria, cazzo ho addosso, minchia, minchia, minchio. Viene a scappare. Torniamo qua. Rifugiamoci un attimo. Tanto qua non mi seguono. Thank you.
oggetto. Prima del fulmine, mi stanno dicendo. Niente oggettino fisico. Tipo, so che qua non devo andare. Qua cosa c'è? Ah, un altro. Già stavo facendo un errore grosso. Lo fanno a prendermi questi draghi del cavolo. Questa roba ogni tanto ci vuole un po' di fortuna, eh. Qua ci dovrebbero essere in giro degli oggetti. Tanto di qua. Vado in cima, ok, in cima. Perfetto. Sono andato in cima, altri oggetti ce ne sono? Sono finiti questi, non c'è più niente. Forse c'è qualcosa qua. Non c'è niente. Ne ho tre di pietre del drago, so benissimo come funzionano. Adesso non so se far fuori il cavaliere. Così continuo, crepo. Ok. Ce ne sono un bel po'. Oh, li ho. Poi ce n'è in teoria una quarta. E però devi seguire una quest. Cioè una linea di quest. Non ci sono più oggetti. Ok, non ci sono più oggetti. No, quello sì, qua ce ne sono un po'.
possiamo indebolirlo un po' così, guarda, piuttosto anche 5 punti alla volta, meno di niente. Perché così facendo usa solo lo scudo. Cado giù troppo un miracolo. Sì, ma devo farmi poi di nuovo tutta la strada. Non ci ho voglia. Lo faccio poi. Minchia. Ma porca miseria, ma ti devi incastrare proprio nell'unghia del drago? Dai, toglili un po' di più. Non è che li togli tanto. Mizzega che acqua che un po' viene giù da me. Non ti preoccupare, tanto. Ma poi ce la faccio a prenderlo da dietro. È quello che aspetto. Quello. Tanto non so neanche quanto ritorna. Se ti avevi ragione, forse era meglio proprio prima, vai. La serie è essa. Che culo. Siamo già a metà vita. Io me la recupero. E aspettiamo che. Ha preso e c'avevo lo scudo. Ha avuto un culo di merda. No, stavolta ti faccio fuori. Stai vivo. Fammi l'oggetto. Pensavo più anime, eh? Ok, morto. Allora. Equipaggiamento, andiamo a vedere lo scudo. E in effetti è un pochettino più forte, però serve un po' tanto di più di forza. Ok, quindi penso di aver esplorato tutto, non lo so, andiamo qua sotto a vedere. Poi devo aprire il coso per andare al cancello.
No, vedi che non avevo esplorato tutto. Mancava la cosa più importante, la brace. Minchia, quel colpo lì, cavolo. Poi ha avuto culo anche lui, eh. Adesso qua tiriamo su e andiamo a summonare l'altra persona. Me lo farà summonare? Se no torno al falò. E questo è l'ultimo boss nascosto. A me, questa cosa qua. Che è piaciuta tanto. Ok, cambiato l'aspetto, adesso dovrebbe salire la porta. Secondo me oltre all'aspetto è cambiato anche un po' il tempo, perché ci sono stati dei draghi che prima. Allora, e va bene, ok, fai brace. Facciamo questo, mettiamo il cavaliere argento e togliamo il bastone, tanto adesso non mi serve. Dov'è che era? Guarda. E lui, e poi in teoria lì davanti ce ne dovrebbero essere altri. Ma io so che c'è Owok il disertore, poi adesso andiamo a vedere cosa c'è. Qua davanti. Vabbè. Rifacciamo. Prima di evocare tutto, e un paio di anime. Vediamo questa. Forse è un po' troppo quella che ho usato te. Non ci arrivo. Saliamo di livello. Andiamo prima a salire di livello. Ma dove li hai evocati i giocatori? Che io non ne vedo. Intanto controllo. Minchia, che acqua che viene giù. Che acqua! Sì, ne ho due. Ce ne sono due, c'ho quello normale e quello più potente. Saliamo di vigore? No, saliamo di vitalità prima. O di tempra. Di destrezza. Ah no, di destrezza saliamo. Saliamo di vitalità. Molto importante salire di vitalità ogni tanto. Erano di fronte alla leva? No, non trovavo niente di fronte alla leva. Allora, stai dicendo di togliere queste e mettere... Sarebbe danno da fulmine.
Quindi aspetta. Se no, questo anche. Però quello lì solo da fulmine mi assorbe di più. Facciamo così, prendiamo questo e andiamo a casa. Prendiamo i danni fisici, campanile maggiore. E adesso andiamo a vedere davanti questo di ciabatte. Davanti alla leva, perché io non ne avevo visto. Qua invece che piovere sembra che diluvi. Avevo anche la scheggia da rock. Ma quello lì sì, ce l'ho sempre a pazienza. Poi non mi dice continuamente, è impossibile, 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 impossibile cosa, gli dico io. Forse se non mi sbaglio devo anche contro il fuoco. Vediamo se ce n'è qualcuno. Io non ne vedo. Ancora, quindi eccola, vedi? Ormai ci sarò segnato. Ma io ho pazienza, però poi vedi? Guarda, guarda. Allora, vediamo cosa ho. Vedi che ho il drago, la testa del drago. L'ha evocato? Non l'ha evocato? Non l'ha evocato. È che qua mica abbiamo i bruscolini, come dice la pubblicità. Vado a vedere di là se c'è qualche summon. Ma secondo me qua non c'è una beata summon. Secondo me non va. Ci tocca usare il disertore. Vediamo il disertore. Perché non ci sei più? Ah, perché stai evocando l'altro, no? L'altro non lo stai evocando. Non lo sto convidando. Con i pugnalini, io sta armatura vado a ce l'ho anch'io. Ma tanto non me li fai evocare, quindi ritengo insoddisfatto. Vabbè. Proviamo ad andare davanti alla porta. Questo si è impallato, mi ha scoperto che. Vengo di quei lampi.
Vabbè, abbiamo capito, proviamo ad andare a battere il boss al massimo. Non so, ma non trovo nessuno. Nessuno! Vediamo un attimo, adesso che ho aumentato un po' il peso, magari riesco a mettere invece di questa. Vento. Facciamo un mix. Passiamo ancora un po' il peso così. Ok, che questo protegge di più. Scusa, ma da dove passo? Ma da dove devo passare? Non dovevo mica passare da qua sotto? No, ho aumentato, c'ho 60 di vigore, ho 22 che è quello. Il vigore è quello per portare l'aggetti, la tempra è quella per usare le armi. Però perché non mi fa andare al boss? Devo lanciare qua per il boss. Ok, questo qua mi sa che l'avevo già evocato un po' di tempo fa. Vabbè. Ma per andare dal boss mi devo lanciare qua, quindi? Ditemi. Perché sotto non si apre. Quello che volevo capire. Butti nella nebbia e c'è il boss. Ok, io volevo anche fare questa cosa qua, però non me la fa. Non ho neanche più anime per salire. Salivo. Vabbè, a sto punto proviamo il boss. Tanto cosa abbiamo da perdere? Ma dai, sto male! Passa tutto il tempo sul drago, dimmi di no. Difficile da soli, pensavo che fosse più dura. Diciamo che se solo fossi riuscito a evocare l'altro sarebbe stato più facile. Vabbè. Io la colpisco la testa del drago. Se poi muoio così a cazzo di cane, però. Beh, rispetto agli altri, cavolo, se lo colpisco alla testa gli tolgo quasi 300. Secondo me è un po' più gestibile come boss. Poi se trovassi un alleato sarebbe ancora più facile, però non ho quasi più braccia.
Allora, a sto punto andiamo a prendere un po' di braci. Bomba abbandonata. Sempre se non ho sbagliato. Minchia che acqua. No, ho sbagliato, vedi? Viaggia. Anticamera del re. Devo andare in anticamera del re. E che non è difficile. Poi vabbè. Magari poi la seconda parte. Ma non piove, diluvia. Ma va a fan bagno. Adopereranno una brace. Qua diluvia, diluvia, diluvia. Una schifezza di tempo. È vero, è vero. Proprio le anime e la brace. È vero, sì, ma adesso tanto fammi fare sta zona qua, se non droppo niente. Se no il bastone. Anche questo sta intossicando tutto. Vento grande di titanite. Ormai non me ne faccio più niente perché sono talmente tanti. Ora oggetto, l'ho già preso tutto qua. Allora proviamo a fare l'aiutante di da qualche parte. Andiamo a mettere lì il nostro segno. Facciamo così, viaggia. Qua stamattina ho fatto due gocce, però due gocce, ha alzato un casino umidità e basta. No, invadere sono scarso. Ho provato e ho visto che muoio molto facilmente. Ci sono dei personaggi molto overpower, ma molto overpower. No. Le mie anime me le lasciate qua? Culo. Se non mi ricordo male da poco. Vabbè, aspettiamo. Ma no, ma è più divertente qua, almeno ci facciamo due risate. Vediamo, vediamo, adesso dice impossibile, perché già un paio di volte mi è capitato. Ma poi lo scheletrone è proprio facile. Esatto, se ogni tanto mi muovo, ma sta sedia qua è un po' scomoda. Guarda, guarda, adesso dice impossibile evocare. Ultimamente fa così un po' su Xbox Live.
Molta gente che prova a evocare ma non riesce. Ma sì, ma per far vedere il boss. Poi mi sta... vedi che non va. Perché non va? Perché? Perché? Io sono fermo, eh. Mia runa è sparita. Magari è un campione lui. Allora, niente, non va. Facciamo così, rimuovi e andiamo dove hai detto te. Mettiamolo fuori dalla porta. Stai dicendo. Questi devo comprarli per sbloccare il trofeo. Qua sì. Dove sto facendo? Vediamo se sta volta mi evocano o non mi evocano. Perché è scomparso il simbolo? Boh, è scomparso il simbolo. Vabbè, vediamo. Perché non riesco a capire come mai. Vabbè. Bello che mi ha fatto scrivere. Ovviamente sì. Allora, proviamo ad andare alla danzatrice. Viaggia. Se no, chi è che c'è? Yorm. Yorm? Non c'è coso. Andiamo ad andare a mettere su Yorm. Beh, come boss evocare un giocatore qua, cioè vuol dire essere proprio disperati, cioè è banalissimo sto boss qua. Proviamo qua ad andare a vedere se me lo evoca, se no non so più che fa. Ok, i due boss che ho adesso non riesco a affrontarlo, potrei andare avanti in un'altra parte, però non... qua non me lo fa evocare. Non devo entrare, venire, cioè uscire e rientrare nel gioco, perché si è impallato. Va va.
Ok, qua funziona, quindi lì mi sa che è troppo. Quale? Stai dicendo Yorm gigante o quello di prima? Perché qua quanto pesa la spada? Porca miseria, mi sa che non posso usarlo. Mettiamo l'armatura di bronzo, tanto che contro questo basta. Quale? Quello dell'attacco speciale, che è? No. Si usa due mani, si preme questo. Sempre fa così. E sono qua. Vabbè. Rimuoviamo e lo mettiamo qua. Però non mi evocano, che non ho sta spada. Adesso dovrebbero evocarmi. È una delle più belle armature del gioco. Il cavalier Cipolla. Anzi, qui devo vendere un po' di roba. Ah, qualcuno ti ha evocato in un altro mondo. Dai, che fa. Figo, dopo che l'hai caricata. Vabbè, te la continuo a tenere caricata. Aspettiamo. E questo non è forte. Ha tanta vita questo boss. Lo so, adesso aspettiamo. Mettiamo giù il joystick. Tanto con 5-6 colpi questo lo fai fuori. Dai. In teoria dovrebbe venirmi il caricamento o no? Oh, io non ho idea, perché nel precedente c'era il caricamento. Ma perché non ho nessuna vita di nessun alleato. Rotto le scatole sto coso qua. Comunque, come sempre, a me non va. Ma secondo me in questo periodo qua, con la nuova dashboard, ogni tanto c'è qualche problema. Perché
Perché io vendo quella nuova, magari ha qualche integrazione con alcuni. Lancio la Pokéball, prendo e lancio la Pokéball. Anzi, ce li ho giù. Dovrò riportarle su in casa. C'ho una Pokéball e una Mega Ball, se non ricordo male. Quelle vecchie, quelle, per esempio, quelle che regalavano, cioè quelle che regalavano, quelle che compravi e c'erano dentro i Pokémon. Non va. Non mi fai evocare. Vabbè. Vabbè. Tanto se a sto punto non va, io non riesco a farvi vedere nient'altro e. Boh, non so. Come mai non funzioni? Cioè, non riesco io a evocare, non riesco a evocarmi. Quindi, oh, è un problema della mia linea. O non so. Vabbè. Direi che per questo è tutto. E ci vediamo venerdì. Sempre con Dark Souls. Spero di essere riuscito ad andare avanti a far fuori i boss, se no ci metteremo a farli fuori in live. Quindi mettete un mi piace alla pagina di Game Legend, un bel like qua su Twitch e un bel mi piace e un bel follow su YouTube. Alla prossima, ciao!